Ciao a tutti, mi chiamo Luigi Muzio, sono uno degli operatori della Caritas di Termoli Larino. Lavoro qui in Caritas da qualche anno ormai, in un'equipe composta da circa 20 persone, le cui aree di intervento sono tra loro molto differenti, per quanto tuttavia differenti, accomunate da uno stesso principio, dalla volontà di porre al centro l'individuo, dalla volontà di restituire dignità alla persona, indipendentemente dal colore della pelle, dalla lingua parlata o dal tipo di bisogno, che sia esso espresso o inespresso. Nel nostro lavoro quotidiano siamo a contatto con le persone, o meglio, eravamo a contatto con le persone. Definirei il nostro lavoro un lavoro di prossimità e di vicinanza. Tendiamo a intercettare tutte quelle persone che escono dalle maglie della società, quelle persone che finiscono ai margini per propria volontà o per cause di forza maggiore. E è proprio in questo probabilmente che potrei rintracciare il nostro tendere la mano all'altro. Voglio dire, nell'intercettare le persone che vivono difficoltà, che vivono ai margini, è necessario come primo presupposto, è necessario collocarsi su un piano orizzontale, è necessario sospendere il proprio giudizio, i propri schemi mentali, le proprie categorie. Probabilmente talvolta è necessario anche sospendere se stessi, la propria, posizione all'interno della società, per poter raggiungere un luogo e un momento confortevole per l'altro e per poter mettersi quindi in ascolto e permettere l'altro di essere ascoltato. E questo lavoro chiaramente ha subito numerose limitazioni e subisce numerose limitazioni dalla pandemia da Covid-19. Prima su tutte, proprio come dicevo, il contatto con le persone, un contatto che abbiamo provato a superare questo limite, che abbiamo provato a raggiungere ulteriormente, comunque, attraverso gli strumenti tecnologici, come le videoconferenze, che talvolta non solo hanno facilitato, ma hanno aperto nuove prospettive. Ad esempio, una su tutte, il fatto che attraverso uno schermo, che è uno schermo di per sé, è come se aprissimo una finestra, sulla vita quotidiana delle altre persone. È come se attraverso questo schermo potessimo entrare nella casa, nella normalità della persona con cui stiamo parlando. E al tempo stesso ci permette di raggiungere luoghi altrimenti irraggiungibili, come avvenuto un piccolo villaggio della Nigeria che ci ha permesso di conoscere meglio due delle ragazze ospitate in uno dei progetti, in un progetto d'accoglienza della Caritas gestito dall'Istituto Gesù e Maria, e ci ha permesso di probabilmente ottenere una maggiore fiducia da parte di queste due ragazze, che almeno per un momento hanno smesso di vederci come semplici operatori e ci hanno visto come esseri umani. Durante la pandemia, durante il lockdown, un'emergenza su tutte ha occupato i nostri pensieri ed è stata l'emergenza legata ai senza dimora, persone che a causa quindi dell'assenza di un'abitazione si sono ritrovate a non avere un rifugio, a non potersi difendere dal virus, dalla diffusione del contagio. Sono stati avviati numerosi momenti di confronto precedentemente al lockdown con il comune, con le istituzioni, ma anche con le altre associazioni del territorio e con altri enti del terzo settore. Dopo questi momenti di confronto, il comune ha così deciso di aprire un dormitorio di emergenza nella palestra della scuola Sveisel a Termoli. Io sono stato uno dei tre operatori della Caritas che hanno svolto un servizio di volontariato in questo luogo, in questo dormitorio, aiutati, affiancati dal lavoro costante degli altri volontari, dei tanti volontari che si sono uniti, che hanno dedicato parte del loro tempo alla gestione del luogo o a una semplice chiacchierata con gli ospiti. È stato un momento interessante, sotto un punto di vista professionale ma anche umano, perché forse per la prima volta sono riuscito a
a conoscere quelle persone che intercettavo per la strada o in un ufficio nel centro d'ascolto. Sono riuscito a intercettarle in un luogo di normalità, quindi a conoscerli meglio, a conoscere le loro storie, le loro speranze, le loro paure. È stato un momento in cui la persona ha smesso di essere una categoria, un senza dimora, ed è diventato una persona vera e propria, con un passato e con un futuro. Perché probabilmente è proprio questo, è proprio questo un nodo, un elemento, un fattore molto importante. Li definiamo senza dimora, clochard, homeless, però queste parole rappresentano solo una categoria, al cui interno ci sono persone tra loro molto diverse, che hanno motivazioni, che li spingono a vivere, che li hanno portati a vivere quello che vivono ora, molto diverse. E al tempo stesso è una categoria mobile, una categoria che può scomparire e apparire all'improvviso. Per esperienza ho conosciuto persone che conducevano una vita normale prima di ritrovarsi a vivere per la strada e al tempo stesso ho conosciuto persone che sono riuscite a passare dalla strada alla società, a rientrare nella società, a condurre una vita normale, ad avere uguali diritti di tutti gli altri componenti della nostra società. Quindi è proprio questo, con questo vorrei salutarvi, con questo pensiero, il fatto che se quando siamo nei momenti in cui ci troviamo in casa, che siamo sul divano a guardare la TV, a tavola con la nostra famiglia, in quello stesso momento ci sono tante persone nella strada o tante persone bloccate in centri di detenzione, pur non avendo commesso alcun reato. Ci sono persone che stanno vivendo momenti di sofferenza, a cui basterebbe un piccolo gesto, un semplice appunto tendere la mano, un movimento verso di loro per poter garantire forse un futuro che gli è negato. Ed è questa un po' la mia speranza, che le persone che ho conosciuto e che sono alla ricerca di un'abitazione, pur avendo un lavoro, pur avendo regolarità di documenti, riescano ad avere un futuro e non siano costrette a vivere come ad oggi nella strada.